Da piccolo, il mio eroe preferito era Spider-Man. Guarda! Ma sentivo spesso parlare i miei genitori di un eroe, un vero eroe della società. Giovanni Falcone. Da allora iniziai ad incuriosirmi, studiandone la sua storia. Leggendo un libro mi colpì in particolar modo una sua frase. Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Da quel giorno feci mia questa frase, portando avanti gli ideali e i valori che Giovanni Falcone amava trasmettere. Eroi che non muoiono, che non moriranno mai, fin quando li ricorderemo, fin quando li piangeremo. Ritroviamo l'onore di dire no a qualunque forma di criminalità organizzata. Noi non pieghiamo la testa, la alziamo. La mafia teme la scuola più della giustizia. L'istruzione taglia l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa e rappresenta un investimento educativo e culturale per la promozione di una forte coscienza civile nelle giovani generazioni. Antonino Caponnetto. La mafia non la si combatte con le armi, ma la si combatte nelle menti e con il coraggio delle persone. Riaffermiamo la legalità attraverso un'efficace gestione dei beni e dei patrimoni confiscati alla mafia. L'università ha il ruolo decisivo di trasmettere ai propri studenti i valori della democrazia e della giustizia, che uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno cercato di affermare nella nostra società, sacrificando la propria vita. Thank you.
Abbandonare la mia terra non mi passa neanche per la mente di lasciare la Sicilia, perché quando tu nasci e cresci in un posto, tu diventi quel posto. Voglio che i profumi e i colori di questa terra siano lo sfondo ideale di un popolo che ha voglia di rinnovarsi, di abbracciare la giustizia e i valori veri. Eletto da poche settimane per la prima volta deputato al Parlamento. Era il compleanno di Giovanni Falcone. Passo con lui e con Francesca Morvillo una indimenticabile serata in un ristorante di Roma, a Campo dei Fiori. Subito dopo mi accompagna a casa, io abitavo a poche centinaia di metri, Giovanni Falcone con la sua scorta e guida lui personalmente la macchina. Siamo rimasti a chiacchierare sino alle 3 del mattino, come due ragazzi, carichi di entusiasmo, di passione, di una visione positiva. Non dimenticherò mai le sue frasi. È scolpita nella mia memoria quello che anche quella sera, questo concetto che mi ricordò. La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano. E come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che si può vincere, non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Nel ricordo di Giovanni Falcone, Catania ce la metterà tutta, con tutte le sue forze, per riuscire a sconfiggere la mafia. Non c'è futuro per la nostra città, non c'è futuro per la Sicilia se non sconfiggeremo la mafia. La lotta alla mafia non può e non deve essere svolta solo da pochi uomini, ma dalla società intera, giovani compresi. Sono orgoglioso di essere siciliano, perché Falcone, Borsellino, La Torre, Chinnici erano, anzi sono siciliani. Contro la mafia c'è molto di più di una parola. C'è vita, speranza, memoria e legalità. Orgogliosi di essere siciliani perché la Sicilia è il simbolo di lotta alla mafia e loro ce l'hanno insegnato. Questione di vita, questione di coraggio, questo è per noi per il 3 maggio. Thank you.
Nessuno potrà mai uccidervi se restate nei nostri pensieri. E la mafia ha perso.